Abbiamo avuto una riunione proprio a mezzogiorno in cui tutti siamo intervenuti e abbiamo discusso proprio su quello che sarebbe successo in aula. A me è una cosa che mi stupisce, sentendo però anche il Partito Democratico, dice riportare la discussione in Parlamento. Noi con la mozione, quando l'abbiamo presentata, era proprio per portare la discussione di quello che stava accadendo, della crisi che comunque c'era, perché c'è stato in questo anno. Noi abbiamo lavorato bene, per un periodo abbiamo lavorato bene, questo l'abbiamo sempre detto, abbiamo fatto tante cose a differenza di quello che dice il Partito Democratico. Poi piano piano si sono andati a incrinare dei meccanismi, piano piano i no sono aumentati, fino ad arrivare a un punto in cui noi ci siamo trovati davanti onestamente a una scelta che non riguardava solo la questione delle infrastrutture, come tanto si è dibattuto, l'ultimo ovviamente è stata la questione della TAV, ma quello della prossima manovra. La prossima manovra deve essere una manovra coraggiosa, una manovra che non può avere un TRIA che nell'ultimo mese, mese e mezzo continuava a dire ah ma vabbè l'aumento IVA questo non si può fare, quell'altro non si può fare. Noi ci siamo trovati davanti al fatto che non avremmo potuto portare una manovra e far votare dal Parlamento e dal Movimento 5 Stelle una manovra coraggiosa. Ma fino a poche ore fa però, scusi, ci faccia capire, davanti al fatto di mettere il Movimento 5 Stelle dinanzi a una scelta. Però Salvini scegliere fino a poche ore fa di sì lasciava, o di no. Lasciava quasi aperta la possibilità. Ma infatti abbiamo deciso di portare questa mozione in Parlamento. L'abbiamo ritirata, qua si è sentito tanto la discussione perché l'abbiamo ritirata. Conte è arrivato, non ha neanche voluto ascoltare il Parlamento. La prima cosa che ha detto io comunque rimetto il mio mandato, andrò da Mattarella, per cui non aveva più nessun senso neanche votarla. Noi abbiamo detto taglio dei parlamentari, visto che si discute tanto, sembra quasi che la Lega non voglia fare il taglio dei parlamentari. Voglio ricordare che noi avevamo portato già a referendum una volta proprio il taglio dei parlamentari, l'abbiamo votato alla Camera, già al Senato abbiamo detto va bene, facciamo il taglio dei parlamentari e andiamo dopo a votare, e lì si è aperto ah vabbè ma dopo a votare, che sembrava sì dopo andiamo a votare, si è iniziato dopo, deciderà Mattarella, vedremo. Noi quello che abbiamo chiesto anche oggi è coraggio, dire dei sì per il Paese e iniziare a ragionare per un Paese in prospettiva, cosa che di fatto non è stata fatta. Di fatto oggi non si è parlato del Paese, si è riempito di insulti Salvini, ma gli ultimi, i più deliranti neanche sono da commentare, quelli di Morra, perché io penso lui dice agli altri sanno dovuto, probabilmente Morra è completamente impazzito. Senatrice, intanto grazie per averci messo la faccia, lei è uno dei pochi volti di governo della Lega di ruolo, di rango, che viene a spiegare cosa è successo. Grazie per quello che ha detto, perché aiuta a chiarire, però c'è un giallo, cioè fino a 10 giorni fa, se uno mette insieme i fatti, Conte va a rispondere in aula su Russiagate e Salvini non va, quindi in qualche modo è addirittura una rappresentanza. E i 5 Stelle votano la fiducia, lo ha ricordato Pinotti, ma è un fatto, al decreto sicurezza bis, cioè la bandiera più importante della Lega. E il Parlamento vota una mozione a favore della TAV, che è la bandiera dei 5 Stelle, e i 5 Stelle accettano che PD e Lega votino insieme. Poi un leader, e questo leader è Salvini, dice non voglio poltrone, questo governo andrà avanti per altri 4 anni, non mi interessa cambiare un rimpasto di governo. E improvvisamente, dopo aver detto che la legislatura sarebbe finita con il governo giallo-verde, staccate la spina. Però Tria non ha cambiato la sua posizione, non c'era una novità politica. Tria non ha cambiato la sua posizione perché la sua posizione era già sempre stata quella. No, molto europeista. Il problema è che anche quella dei 5 Stelle, cioè lei veramente vuol dire che l'evento è stato una posizione, l'evento che ha fatto cadere il governo è stata la posizione di Tria, che è nota da 2 anni. Non Tria, il problema sono i 5 Stelle. Quindi, che comunque su quella posizione stavano appiattiti, avevano deciso che la manovra non sarebbe stata quella manovra coraggiosa che tutti noi, compreso loro comunque, avevamo promesso agli italiani e promettiamo quando andiamo in giro dagli italiani. Noi abbiamo una nazione che ha tantissimi problemi in un quadro economico. Quindi generale di crisi, per la non è solamente. Voi avete fatto cadere perché il non ci per sarebbe stata una manovra come la manovra che noi abbiamo promesso e tutti noi, anche il Movimento 5 Stelle, dovrebbe fare per gli italiani. Questo è il problema. Allora. Sono...